a capo della difesa e quindi a coordinare e a comandare tutte le forze armate, c'è il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli, al quale cedo la parola per un indirizzo di saluto. Grazie, buongiorno a tutti. Ben volentieri mi unisco alle parole del Ministro nel salutare gli onorevoli sottosegretari di Stato, gli onorevoli parlamentari, le autorità civili e militare, i gentili ospiti che hanno ritenuto di spendere questa giornata con noi per conoscere più approfonditamente la nostra Marina Militare. Ringrazio in particolare il sottosegretario Tofalo per aver organizzato questo incontro, è il terzo che facciamo, che si inserisce in un percorso di conoscenza del servizio che quotidianamente gli uomini e le donne delle Forze Armate prestano per il Paese. È un'azione divulgativa essenziale, più volte abbiamo detto quanto sia importante la cultura della difesa, particolarmente utile per conoscere chi, come i nostri marinai, spesso opera fisicamente distante dai cittadini e lontano dall'immediata visibilità mediatica dei nostri tempi. La Marina è parte integrante del sistema di difesa collettiva, una accezione veramente indovinata da parte del nostro sottosegretario Tofalo, un concetto che è possibile declinare almeno su tre dimensioni principali. A livello internazionale, nel sistema delle alleanze, implementando una sorta di solidarietà strategica con gli alleati con cui condividiamo valori ed ideali. Insieme contribuiamo certamente a stabilire quella che va sotto il nome di deterrenza. A livello nazionale, con l'impiego sinergico con tutte le componenti dello Stato, valorizzando peculiarità e specifiche competenze. A livello interforze, perseguendo la sintesi e l'integrazione delle capacità operative delle singole forze armate. In tutte e tre le accezioni, alla luce della complessità delle sfide, delle minacce e delle opportunità che lo scenario attuale e futuro ci presenta, l'approccio collettivo è l'unico che ci consente di essere adeguati a rispondere sul piano operativo, oltre che sostenibili dal punto di vista delle risorse. È sufficiente una veloce sequenza di immagini per vedere la Marina Militare impiegata in molteplici missioni, alcune delle quali tuttora in corso. Voglio ricordare ad esempio la sorveglianza dei mari sopra e sotto la superficie durante la Guerra Fredda, l'embargo durante i conflitti in ex Jugoslavia, il contributo alla salvaguardia di migliaia di vite umane in mare durante la gestione delle crisi migratorie, la sicurezza marittima, la salvaguardia dell'ambiente marino, la protezione dei traffici marittimi dalla pirateria e dei nostri pescatori da azioni contrarie al diritto internazionale, le operazioni anfibie, ricordo per esempio lo sbarco di Tiro in Libano, il contributo fornito operando dal mare in aree remote del mondo per la risoluzione delle crisi, come ad esempio è successo in Afghanistan, e per l'assistenza umanitaria, ricordo Haiti e Timor Est, l'addestramento e l'assistenza tecnica che in questo momento è in corso, per esempio in Libia, o che si sviluppa di solito con i paesi partner. Nel futuro due saranno le attività particolarmente rilevanti tra quelle che la Marina è chiamata a svolgere: il controllo degli spazi marittimi e delle sea line of communication e la proiezione di capacità dal mare. Alla luce della complessità delle sfide e dello scenario moderno, queste due attività potranno essere efficacemente condotte solo se la capacità operativa della componente marittima sarà ben integrata con quelle che operano nel dominio terrestre, aereo, informativo e cibernetico. Ed è proprio questo il senso della difesa collettiva. Infatti, mai potremmo essere in grado di controllare gli spazi marittimi se non fossimo efficaci nel condividere le informazioni raccolte a vario titolo dalle forze armate nel loro insieme e da tutte le amministrazioni dello Stato che hanno interessi e responsabilità sul mare. Se solo pensiamo ai traffici illeciti attraverso cui si finanziano le organizzazioni terroristiche, traffici che sul mare trovano una delle dimensioni di maggiore diffusione, comprendiamo la valenza strategica di queste capacità integrate ed il valore della connotazione collettiva della difesa a cui ho accennato precedentemente. Se pensiamo all'altra attività fondamentale della Marina, la proiezione di capacità dal mare, si apre un contesto altrettanto articolato, dove il significato dell'accezione collettiva trova immediata esplicazione sia nel contesto militare che interdicasteriale. Mi riferisco all'interdipendenza delle capacità militari e alla necessità che siano perfettamente interoperabili tecnicamente e proceduralmente, per proiettare ad esempio capacità terrestri ed aeree in aree di crisi. Allo stesso modo potrei riferirmi alla necessità di piena integrazione
con il Ministero dell'Interno o della Protezione Civile in caso di contributo ad una emergenza nazionale, esempio attività di soccorso alla popolazione, capacità sanitarie, difesa aerea, eccetera. La Marina sta sviluppando la propria organizzazione e le proprie capacità in questo spirito, per essere utile e rilevante nel contribuire alla difesa collettiva. In tale ottica, oltre a sviluppare mezzi e capacità all'avanguardia ed interoperabili, stiamo investendo molto nelle relazioni istituzionali, intensificando i rapporti di collaborazione con tutti gli stakeholders che partecipano alla difesa nazionale e alla tutela degli interessi nazionali. Ciò ci consente di approfondire la reciproca conoscenza, affinare le procedure, identificare le inefficienze e superarle. Oggi guardo con particolare orgoglio ai passi avanti che nel tempo sono stati fatti, sia a livello nazionale che internazionale, e farò quanto più possibile per condurre la difesa a cogliere tante opportunità ed essere pronti a fronteggiare le sfide future. Concludendo, questa odierna è un'occasione significativa per rinnovare agli uomini e donne militari e civili della Marina Militare il mio personale ringraziamento per l'impegno, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio che ne contraddistingue l'operato, ogni giorno lì dove l'Italia gli chiede di essere presenti. Vi ringrazio per l'attenzione dedicata, certo che l'ammiraglio Girardelli, così come gli altri relatori, condivideranno essenza e approccio della Marina Militare che, operando in sinergia con le altre forze armate e le altre realtà dello Stato, si pone come una forza e una risorsa per il Paese. Ringrazio tutti.